Bioterrorismo. Il mondo è in pericolo. Tu sei in pericolo. Virus vengono rubati, riprogettati e usati con risultati tragici. E di chi ti puoi fidare veramente? Di politici pronti a vendere l'anima per un pugno di voti? Di magnati che ingannano i consumatori per facili guadagni? Conta su di noi, invece. Siamo al di sopra della politica. Sempre allerta, sempre pronti ad affrontare la minaccia che incombe. Noi siamo gli irriducibili, instancabili estirpatori della minaccia chimica e biologica. Ci chiamano TerraSave. Perché la Terra merita di essere salvata. Ehi, ragazzi. Redfield. Oh, ciao, Claire. Ehi! Ehi, Claire! Moira! Benvenuta nel club. A rapporto, agente Redfield. Quando iniziano le torture? Piantala, da quanto ci conosciamo? Abbastanza da prenderti per il culo? Psst. Claire, potresti... Cosa c'è, Neil? C'è del movimento a Washington. Sentito nulla? Cosa? Il nuovo virus? Andiamo. Tracel ormai è passato. Giusto? Giusto? Ehi, è la figlia di Barton. Già, Moira ha iniziato oggi. Devi stare attento quando parli di... Lei è suo padre? Eh sì, un campo minato, vero? Ok, sei preparato. Quali altre violazioni della privacy hai nel tuo repertorio? Devo proteggere TerraSave. Abbiamo dei nemici. Comunque, ammaestrala bene. Non è un animale. Ciao. Chi ha fatto stavolta? Cazzo, Barry! Ogni volta che provo a chiedergli qualcosa, lui si tira indietro. Non sarei nemmeno qui se non fosse per... Vieni con noi. No, lasciami andare, deve esserci... Claire! Huh?
si è aperta. Non ho fatto niente. Dove mi hanno portata? Non ti preoccupare. Moira, stai bene. Ti hanno fatto male. Claire, mi ricordo solo che... Oddio, che merda di stracazzo sta succedendo? Sì. Oh, Claire, voglio solo tornare a casa. Va tutto bene. Riusciremo ad andarcene. Tutto ciò non ha alcun senso. Cosa abbiamo fatto? Vorrei saperlo. Cazzo, che casino. Cosa pensi che sia questo posto? Hai sentito? C'è qualcun altro? Questo potrebbe servire. Meno male che funziona. Oddio, ma che cazzo... Credo ci sia una via d'uscita al di là del vetro. Dovremmo riuscire a passare sotto. Dammi una mano, Moira. Vai! Ok. Attenta! Stai indietro! Ho appena visto. Non lo so.
la bestia. Oddio. La conoscevi? Già, faceva parte di Terra Safe. Perché qualcuno farebbe questo? Sento il vento là fuori. Deve essere l'uscita. Dobbiamo riuscire a proseguire. Che razza di pazzoide farebbe... Oh, proprio non ci siamo. Qui. Forza, tienimi. Ok. Ci sono quasi... No! Che palle. Ok, ce l'abbiamo fatta. La chiave è laggiù. Questo posto puzza. Merda, che è stato? La chiave non c'è. Pensi di usarla? È più affidabile di molte persone. Se lo dici tu. La chiave si deve essere staccata con la caduta. Può essere ovunque. È troppo buio. Illumina qui intorno. Riportata. Provo a farla cadere sparandole. Attenta!
Torniamo e proviamo la chiave. Ti serve una pistola. No, assolutamente no. Mi dispiace, ma non uso armi. Non dopo l'accaduto. Merda, scusa. L'avevo scordato. Magari troviamo qualcos'altro. No, sarò l'addetta alla torcia o cose così, è meglio. C'è qualcosa che luccica laggiù, ma non riesco a vedere cos'è. Ti faccio un po' di luce. Perfetto. Un'arma contundente. Questa fa il caso mio. Claire, l'hai visto, non è vero? Sì, ho visto qualcosa.
cosa? E chi cazzo è questa poetessa? Siete spaventate? A me potete dirlo. Parlatemi. Di cosa blate? Questi braccialetti cambiano colore in base alla parte. E tu di preciso chi saresti? Così tanta sofferenza. Non sapete ancora di cosa aver paura. Sta parlando a noi. Sembra una via di fuga. Oh, tecnologia di merda. Dovremmo comprarne una. Guarda questo affare. C'è incastrato qualcosa. Moira, ora ti spingo su. Guarda se riesci a salire. Ok. Di qua! Forse una volta fuori troveremo chi ci aiuterà. Thank you.
Cerchiamo di non correre troppo. Cos'è? Thank you.
effetti. Ovviamente non potevano mancare. Un Claire Sandwich. No, ma Barry racconta questa storia a tutti. Beh, almeno abbiamo la corrente. Dovrebbe andare. Torturavano la gente. Mm.
Che cos'è? Disse la povera anima lamentandosi del suo destino. Oh, ancora questi stupidi braccialetti. Tu chi sei? Voglio risposte. Io sono la guardiana. La paura vuole un pubblico e un conduttore. Guardiana. Dovete andare al Vossek, dove la vita ha inizio. Che cosa vuoi da noi? Bene, molto bene. Claire, guarda! Laggiù! Una torre radio. Magari possiamo mandare un SOS. Visto? Puoi farcela. Che ho preso? Fanculo, Hollywood. Quello è stato tutt'altro che facile. Senti, Moira, mi dispiace. Non so proprio in cosa ti ho coinvolta. Barry non mi perdonerà mai. Non è colpa tua. In più, Barry può andare a fanculo. Si lamenta e sbraita in continuazione come una vecchia rompicoglioni. Che cos'è? Allora? No, è andata. Rimani qui. Vado a dare un'occhiata. Speriamo funzioni.
Qualcuno mi sente? Il mio nome è Moira Barton. Io e i miei colleghi siamo stati rapiti con la forza. Non so dove siamo. Ci hanno messo questi cazzo di braccialetti e questa pazza continua a parlarci. Degli orribili mostri hanno ucciso gli altri. Per favore, aiutateci! Per favore! Merda! Ripeto. Il mio nome è Moira Barton. Oddio. Ma dove siamo finite? Sono qui, piccola. Per favore, tieni duro. Ora sta qui alla barca, signorina, capito? Ho delle cose da grandi da sbrigare, ma tornerò più tardi, ok? Non puoi lasciarmi così! No. No. Non puoi seguirmi, è troppo pericoloso. Ma neanche qui sarò al sicuro. Esiste una ragazzina al mondo che faccia quello che dico. Va bene, stammi vicino. Sei con me ora. Andiamo.
una torre radio. Dovrebbe essere quella. Cosa fai qui tutta sola? I tuoi genitori? Non ho più i genitori. E non so perché sono qui. Sono qui e basta. Ti ha presa, come ha preso la mia piccolina. Non ti faccio paura? No. Attenta! Come ti chiami, piccola? Natalia. Beh, è proprio un bel nome. Io sono Barry. Barry? Esatto, facile da ricordare. È vero. Questa sembra l'unica via di accesso. Mostri. Mostri? Deve essere uno degli infetti citati nel briefing. Laggiù, un altro. Come lo sai? Riesco come a vederli. Oh, no, fermati, bambina. È troppo pericoloso. Perché? Non ho paura. C'è qualcosa più avanti. Attento. Ora tocca a me occuparmene. Ehi,
Ce la fai? Sì. Ok, via libera. Hai più fegato di me. Carino, ma sarà meglio trovare un modo per fermarlo. La sala di controllo.
sembra normale. Come sono andata? Sei stata brava. Non posso lasciare Natalia. Serve aiuto. Thank you.
Questo posto è veramente malato. Siamo quasi alla torre radio. Riesci a riconoscere qualcosa? No, mi dispiace. Non importa. Ci siamo quasi. Ce la fai? Sì, ho le gambe forti. Siamo al capolinea. Cosa facciamo? Ora dovremo trovare un'altra strada. Barry, è chiusa. Cosa faccio? Devi rompere il lucchetto. Vedi qualcosa intorno che puoi usare? Bel lavoro. Restami vicino, ok? Ok. C'è qualcosa là fuori. Che cosa c'è? Ho visto qualcosa! Dannazione! Indietro, Natalia! Yeah!
Questo non ce l'hanno detto nel briefing. Quest'isola è completamente malata. Lo so, piccola. Tieni gli occhi aperti nel caso ce ne siano altri. Finalmente un'uscita. Strano insetto. Questi mostri presentavano gli stessi sintomi di Ouroboros. Uba Robo. È un virus che dei cattivi hanno usato in Africa un paio d'anni fa. La domanda è come è arrivato fin qui.
Nasconditi. Ci siamo quasi. La torre radio è un po' più avanti. Dobbiamo sfondare il cancello.
dovrebbe far andare la gru. Chi è il mastro dei lucchetti, eh? Andiamo, presto. Ok. Stai bene? Sì. Beh. Abbiamo proprio fatto un gran bel giro in cerchio.
È lei, la mia piccola. Ce l'hai fatta, Moira? No! Questo rottame non funziona. D'accordo. Allora andiamo al Vosset. Tecnologia di merda. Puoi dirlo forte. Questa registrazione di 6 mesi fa. Cazzo, Moira. Tua figlia si chiama... Moira. Già. Perché? Ehi, hey, ragazzi, stai bene? Moira! Lei è morta. Cosa? Nel prossimo episodio di Revelations 2... Moira cercava di raggiungere quella torre quando ero con lei. Ho bisogno che mi porti lì. Puoi farlo per me? Ma se siamo stati infettati con qualcosa... Prometto che arrivo! È questo il posto? Il Vassito, come si chiama? Non avere paura. Finalmente siete arrivati! Ce ne andiamo da questa merda d'isola, Jane!